Siamo andati al planetario, delle stelline, le stelle. Siamo andati al planetario, alla Venna, con i compagni di scuola. Questo è il desiderio dell'orizzonte, ci ho messo H nel desiderio dell'orizzonte, che è, e quindi questo è un angolo di 90 gradi. Per cui AOF, cioè lato anteriore fino, no? Sommato a HOA, fa 90 gradi. Tutto quest'angolo qui è un angolo di 90 gradi. Ma anche questo è un angolo di 90 gradi, perché questo angolo qui che angolo è? OA è il lato anteriore dello strumento. E questa qui è la direzione verso la stella, cioè la direzione della cannuccia, giusto? Quando inquadro la cannuccia, questo angolo qui è un angolo di 90 gradi ed è uguale a SOH, che è l'altezza che devo misurare, più HOA, che è lo stesso angolo di prima. Quindi, ricapitolando, allora, SOH più HOA fa 90 gradi, SOH è l'altezza, più quest'angolo qui, HOA fa 90 gradi, ma anche A OH, che è l'angolo che misuro, più questo fa 90 gradi. Quindi FOA più AOH, o HOH è lo stesso, fa 90 gradi. E allora, questo più questo fa 90, questo più lo stesso fa 90, quindi sono uguali tra loro. E ora il geometra, no, ti dice come puoi misurare l'altezza anche senza vedere l'orizzonte.